perché ci ha raggiunto su questo palco l'ultima fondatrice di Italia Nostra, Desideria Pasolini Dall'Onda, che è qui per darci la sua solidarietà. Grazie davvero, Desideria. Un grandissimo applauso, Desideria. È una staffetta generazionale, come vedete, totalmente trasversale e bellissima. Esatto, che abbraccia nonni, bisnonni, figli, nipoti. Vorrei dare la parola per un saluto a Desideria Pasolini Dall'Onda, che è sempre nel nostro cuore e che ha sostenuto tutte le nostre battaglie, essendo lei alla testa, molto più avanti di noi. Grazie, Desiderio. Voglio solo dire che ero molto giovane quando ho cominciato a occuparmi di Italia Nostra, cioè quando l'abbiamo creata con Serafone Umberto Zanotti Bianco, che a molta gente pareva una persona anziana. Non lo era per niente, aveva una carica di gioventù e di voglia di concludere. E l'abbiamo conclusa noi. La conclusione è stata proprio fare un'associazione di sentimenti, di amore verso le cose. Cioè noi non possiamo non amare le cose. Non possiamo non amare il bosco, l'uccello, le pietre dell'uccello, oppure l'orizzonte toscano piuttosto quello Emiliano, sono tutti belli, tutti da salvare, bisogna lottare per salvarli.